Una macchina per superare le condizioni più estreme che possiate immaginare. È uno dei migliori SUV. Che deriva da un progetto di origine militare. Le sue radici militari sono evidenti, di conseguenza è un veicolo molto robusto, costruito per operare in zone di guerra. Un SUV sicuramente in grado di rappresentare l'eleganza estrema. Il primo SUV classe G è stato costruito qui nel 79. E da allora ogni classe G prodotta è uscita dallo stabilimento di Graz. Per alcuni rappresenta il massimo del lusso del fuoristrada. Hanno realizzato per primi un SUV di gran lusso. Mercedes classe G. Un precursore per i fanatici dei SUV sportivi di lusso. È un veicolo sicuramente unico nel suo genere. È un robusto fuoristrada con il quale attraversare comodamente un continente oppure andare a teatro. La classe G è completamente diversa e non ha quasi nessun legame con i SUV della gamma Mercedes-Benz e, per la verità, neanche con quelli di altri marchi. È la macchina prodotta da più tempo e senza soluzione di continuità dalla più antica fabbrica automobilistica del mondo. La classe G è prodotta da 38 anni e col passare del tempo è diventata un riferimento in Mercedes. Sono molto orgoglioso di lavorare in questa fabbrica. La classe G, un'eccezione automobilistica capace di resistere nel tempo. Forse ha addirittura trovato il modo per sconfiggerlo. Si tratta di un veicolo veramente robusto che ha enormi capacità e è costruito in modo completamente diverso dagli altri SUV. È una macchina fuori dal tempo e per qualcuno anacronistica, ma ha sicuramente pochi rivali. Un veicolo senza tempo, costruito con i criteri della vecchia scuola. La classe G è l'ultima Mercedes costruita secondo la vecchia scuola. È come dovevano essere le macchine tedesche prodotte 40 o anche 50 anni fa. Sono macchine costruite in piccola serie e assemblate in modo perfetto, esclusivamente a mano. Anche se la macchina richiama il passato, continua sorprendentemente a vincere nuove sfide e a progredire. Non è prodotta in grandi numeri. A causa della sua elevata complessità è costruita in pochi esemplari, in modo artigianale, e in pratica è realizzata quasi completamente a mano. In questo stabilimento, dove viene prodotta la classe G, lavorano molti operai. Ogni macchina richiede circa 150 ore di lavoro manuale, rispetto alle 20-25 necessarie per la normale produzione di massa. Il numero di ore è addirittura 7 volte superiore. Ed è proprio questo particolare che la rende così speciale. Benvenuti a Graz, la seconda città più grande dell'Austria e casa della classe G. La lettera G sta per Geländewagen, che in tedesco significa veicolo per il fuoristrada. Un veicolo che rappresenta molto bene la città. Per lo più, le fabbriche di automobili sono costruite in centri dove, entro un raggio di 200 km, si trovano stabilimenti di vari marchi, ma l'impianto di Graz è diverso. È uno dei pochi impianti del settore automobilistico di tutta l'Austria. È un'ottima opportunità di lavoro sia per gli austriaci che per gli abitanti della Slovenia. Per noi si tratta di un lavoro molto importante. Qui lavorano tante persone che senza la classe G perderebbero il posto. Questa fabbrica è fondamentale per la città di Graz. Al momento lavorano nello stabilimento circa 10.000 dipendenti. Ma se consideriamo anche tutte le aziende dell'indotto che lavorano per noi, possiamo desumere che il numero dei posti di lavoro legati a questa fabbrica sia circa il doppio. La base della macchina è Mercedes-Benz, ma in realtà è costruita dalla Magna Steyr, una piccola azienda automobilistica. Già negli anni 70,
Quando Mercedes-Benz stava cercando di migliorare lo sviluppo di questo eccellente veicolo, la nostra azienda, con sede nella città di Graz, aveva già acquisito molte competenze nel settore dei veicoli fuoristrada. Magna Steyr è una piccola azienda austriaca che costruiva propri veicoli. Hanno molta esperienza nel settore dei fuoristrada, ma comunque la classe G appartiene alla vecchia scuola tedesca. Assemblare un veicolo complesso come questo è stata una nuova sfida per noi. Siamo tutti molto orgogliosi di essere capaci di produrre la macchina in ogni sua parte. Il fatto che sia ancora costruita dalla Magna Steyr rende questa macchina speciale, la rende veramente unica, inconfondibile. Grazie all'impegno di Mercedes e Magna Steyr, a una tradizione e una storia che durano da più di 38 anni, la classe G continua a essere una macchina di successo. Oggi la classe G è considerata un simbolo del lusso. Ma in origine, quando la macchina era stata concepita, non era questa l'intenzione. La storia inizia nel 1973 grazie a una richiesta molto personale. Lo scià di Persia richiese un veicolo da assegnare alle pattuglie addette al controllo degli sterminati confini del suo vastissimo paese. Quella fu la scintilla determinante nella definizione dell'intero progetto. Lo scià era il monarca della Persia, uno dei principali azionisti di Mercedes-Benz, che richiese la fornitura di un veicolo militare a quattro ruote motrici adatto al fuoristrada. Sono pochi i SUV che hanno una derivazione militare e quelli della classe G sono fra questi. All'inizio in Mercedes esitavano perché a quel tempo nessuno aveva capito l'enorme potenziale costituito dai SUV. Ma quando lo scià effettuò un ordine di 20.000 macchine, i Mercedes furono costretti ad agire. Gli azionisti sanno essere convincenti. Dopo 2 anni, la macchina è finalmente pronta per i test. Motore e trasmissione sono provati in un ambiente studiato per i fuoristrada. Le sospensioni stressate su robusti supporti idraulici. E alla fine, un impatto frontale per verificare l'integrità della struttura. È stata collaudata in tutti gli ambienti più difficili della Terra. Il programma di sviluppo si protrae per quasi 10 anni e va dai bacini carboniferi tedeschi al circolo artico fino al deserto del Sahara. Naturalmente, i veicoli sono stati collaudati anche nelle condizioni estreme del deserto. All'inizio del 1979 lo scià non è più al potere, ma la macchina è pronta per la produzione. Il SUV è stato progettato come veicolo militare e da allora l'impostazione non è cambiata. Ciò che rende la classe G unica è che è fatta di acciaio. Non ci sono materiali leggeri, è grande, pesante e sembra un veicolo militare, quello che era in effetti. La gente non la considerava una macchina normale. La vedeva più che altro come un veicolo militare. In Mercedes decisero di rivolgersi a un pubblico più vasto, adattandolo all'uso quotidiano, e così le vendite decollarono. La prima generazione debutta con 6 diversi allestimenti interni, tutti caratterizzati da un telaio estremamente robusto. Le caratteristiche principali sono il cambio con marce sincronizzate e il bloccaggio dei differenziali. Su strada, la potenza del motore viene trasmessa all'assale posteriore come nelle macchine normali. Per il fuoristrada, invece, si può selezionare la modalità a 4 ruote motrici e una marcia ridotta. All'inizio di un progetto è molto difficile per qualsiasi designer intuire quali siano le caratteristiche di un'icona. In questo caso, il design squadrato e l'essenzialità degli elementi sono stati decisivi. Se chiediamo a un bambino di disegnare una macchina, è certo che traccerà linee dritte per rappresentare la sua idea di macchina. In un mare di SUV, dall'aspetto estremamente simile, la classe G si distingue per le proporzioni uniche e la forma estremamente squadrata. Il lusso non è una caratteristica univoca. Per alcune persone il lusso è una Rolls Royce, per altri una macchina esclusiva che non si incontra spesso. E un'auto che sembra un mattone risponde a questo requisito. Dal momento della nascita della classe G, l'industria automobilistica ha subito un cambiamento radicale, ma all'interno dello stabilimento di Graz è ancora possibile trovare degli artigiani che lavorano come agli inizi.
La celebre robustezza della classe G inizia in questo reparto, dove esperti saldatori impiegano i metodi della vecchia scuola. Il 95% della scocca è realizzato completamente a mano. In questa fabbrica, infatti, non abbiamo postazioni robotizzate dedicate alla saldatura. Oggigiorno è l'unica scocca sul mercato automobilistico prodotta in questo modo. Con un paranco a catena, un operaio solleva il massiccio pianale fino alla linea di montaggio. Qui, due operai sollevano la struttura posteriore del pianale e la posizionano. Questa è la prima stazione di assemblaggio della scocca della classe G. Qui sono saldate le sezioni del pianale e i pannelli laterali interni. Su una dima, gli operai impiegano delle torce a mano e grandi pistole saldatrici. Successivamente viene sistemata e bloccata in posizione la paratia antifiamma anteriore. Poi ha inizio un altro ciclo di saldatura. La seconda delle 17 stazioni è forse la più critica. Qui le fiancate vengono posizionate in una stazione saldatrice poco prima che il pianale arrivi in posizione. La saldatura di tutti gli elementi principali della carrozzeria è una vera sfida. Questa stazione, dove il pianale completo è saldato ai vari pannelli della carrozzeria, è sicuramente una delle più grandi e più importanti di tutto lo stabilimento. Gli specialisti lavorano di concerto all'interno e all'esterno della macchina. È un balletto molto impegnativo, ma incredibilmente tranquillo. È da notare che la carrozzeria della classe G è costruita in questo modo sin dal primo giorno. Si può dire che sia un museo vivente dell'industria automobilistica. Nella produzione di massa, i robot hanno sicuramente un ruolo predominante. A Graz, l'onere della produzione è un'esclusiva dell'uomo invece che delle macchine. Oggi vengono prodotte varianti per la guida a destra o a sinistra, diversi allestimenti con carrozzeria lunga o corta e versioni militari. Questo si riflette in una complessità costruttiva che può essere superata solo artigianalmente o con sistemi robotizzati. Il processo di saldatura è estremamente complesso. Realizzare gli intricati dettagli è una soddisfazione per i saldatori. Oggi la classe G è certamente una delle migliori macchine per il fuoristrada esistenti sul mercato, se non la migliore. La macchina viene costruita in modo artigianale e quindi le nostre emozioni sono parte integrante della macchina. È quindi più che ovvio che i robot non sono adatti alla costruzione di questo veicolo. Ogni scocca richiede 6.000 differenti punti di saldatura, ognuno realizzato a mano. In totale, ogni scocca richiede circa 5 metri di saldature. La classe G possiede circa 800 pannelli saldati insieme. Inoltre, realizziamo altri 12 metri di saldature per sigillare i vari pannelli. Successivamente, la scocca viene ruotata per saldare i pannelli inferiori del pianale. Per completare ogni scocca sono necessarie ben 38 ore di duro lavoro. Comunque, la vera sfida è trovare dei saldatori capaci di fare bene questo lavoro. È veramente difficile trovare artigiani in grado di eseguire lavorazioni di tale livello. Fra queste mura, durante i quasi 40 anni di produzione della macchina, sono state realizzate più di 1.800.000 saldature. I componenti strutturali esterni sono rimasti immutati dal 1979, ma all'interno i continui miglioramenti apportati lo hanno fatto diventare il miglior SUV esistente al mondo.
Successivamente, un operaio prepara la parte superiore del veicolo prima che venga collocato il pannello del tetto per essere fissato in modo permanente alla scocca. Ora è il momento di passare la carrozzeria parzialmente assemblata alla seconda linea per montare i parafanghi anteriori, il cofano e le portiere. Per verificare la presenza di eventuali difetti della scocca, un addetto controlla visivamente e tramite il tatto la superficie, un'operazione che per fortuna i robot non riescono ancora ad eseguire. In questa fase, la professionalità di un esperto carrozziere e la sua manualità sono fondamentali. Le conoscenze professionali sono frequentemente un affare di famiglia. Abbiamo molti esempi che riguardano casi di padri, figli e perfino nipoti che sono stati impiegati in questa fabbrica. Ci sono anche molte famiglie che possiedono una classe G e non la cambierebbero con nessun'altra auto. Il manager del reparto carrozzeria, Wolfgang Pahl, e sua figlia, Bettina Puces, sono una di queste famiglie. Ho un altro fuoristrada, ma possiede una classe G, una macchina che per me rappresenta un elemento di continuità tra la vita privata e quella lavorativa. Questa è la mia macchina, la guido ogni giorno per recarmi al lavoro. È del 1983, lo definirei un veicolo militare adattato all'impiego civile. Lo uso spesso nel fuoristrada. L'ho guidato in Libia, Marocco, Tunisia, Romania, Cecoslovacchia. Adoro viaggiare ovunque ci siano percorsi fuoristrada piuttosto impegnativi. Il veicolo ha più di 30 anni e ha funzionato fino ad oggi senza particolari problemi. Non chiedetemi il chilometraggio, ma ha sicuramente percorso più di 500.000 km sulle strade di vari paesi. Niente elettronica e comfort ridotto all'essenziale. Fin da bambina ho sempre viaggiato con il fuoristrada di mio padre, che ho cominciato a guidare quando avevo 12 anni. E da allora quel tipo di macchina è diventato per me una vera passione. Quando sono in giro per strada e mi capita di incrociarne una, dico sempre: oh, una classe G! Per me ormai è come un hobby. Per alcuni, guidare una classe G è un hobby. Per altri, è l'unico mezzo per riuscire a spostarsi da un punto a un altro. Se vi trovate dove non ci sono strade e dovete spostarvi in macchina, la classe G, una Toyota Land Cruiser e una Range Rover sono scelte obbligate. Direi che non c'è molto altro. Viaggiare fuori strada in territori sperduti è una delle caratteristiche principali della classe G. Il veicolo fornisce un livello di affidabilità fuori dai normali schemi, grazie ad anni trascorsi a perfezionarne la costruzione in una delle fabbriche più insolite del settore automobilistico. La Mercedes classe G può affrontare quasi tutti gli ostacoli naturali. Ripidi sentieri di montagna. Grandi macigni. E torrenti fangosi. C'è solo una cosa che la classe G non riesce a fare: volare. Nonostante le prestazioni da fuoristrada, oggi è forse più riconosciuto come SUV di lusso. Inizialmente nessuno pensava di farne un SUV di lusso. Per mantenere il passo in un settore estremamente competitivo, questa squadrata 4x4 ha dovuto evolvere seguendo i progressi della tecnologia. Il fascino della macchina dipende dalla miscela vecchio-nuovo. Dopo che la Land Rover ha smesso di produrre il Defender, la classe G è l'ultimo SUV appartenente alla vecchia scuola ancora in produzione. La classe G è prodotta da quasi 40 anni. Esistono diverse serie e modelli che vengono costantemente migliorati e modificati, e questo contribuisce a renderlo un veicolo eccezionale. La tradizione e le alte prestazioni di questo SUV si incontrano come in una favola automobilistica che, se volete, potete vivere anche voi.
Una favola che ha inizio quando le scocche verniciate entrano nella linea di assemblaggio finale. Nella prima postazione vengono tolte le portiere dalle scocche provenienti dal reparto verniciatura. Un'operazione che consente un agevole accesso all'abitacolo. Questo è il primo di migliaia di passi eseguiti a mano, incluso lo spostamento del veicolo da una postazione all'altra. Qui abbiamo tre linee di produzione principali, lungo le quali le scocche vengono semplicemente spinte. Le tre linee di assemblaggio prevedono 70 stazioni. Spostandovi lungo le linee potete vedere come il nostro personale installi manualmente tutte le parti e i componenti. Le linee di assemblaggio sono estremamente flessibili grazie a un sistema semplice, ma ancora efficace. Il sistema di trasporto è una semplice catena che, scorrendo sotto il pavimento, traina le piattaforme. Attualmente, da queste linee escono più di 20.000 nuove macchine ogni anno. In questo momento ci troviamo nella stazione dove viene montato tutto il cablaggio della macchina, un processo molto particolare nel caso della classe G. Il cablaggio ha una lunghezza complessiva di 5 km e viene installato con una tecnica che risale alle origini della macchina. La tecnica usata per fissare i cavi è unica perché alcuni passano fra i pannelli di metallo. I cavi vengono fatti passare tra le lamiere con un procedimento che richiede tempo ma che produce un ottimo risultato. Questo è lo strumento che gli operai usano per tirare i cavi attraverso i singoli strati di lamiera. L'abbiamo sviluppato qui, insieme ad altre idee necessarie per ultimare nel migliore dei modi l'assemblaggio della macchina. In ogni stazione della linea agli addetti viene richiesto di lavorare con grande precisione e massimo rispetto per tutti i dettagli. Che si tratti del tettuccio, del cruscotto o dei finestrini, il montaggio deve essere sempre estremamente accurato e preciso. Poi si passa al sistema di climatizzazione e alle predisposizioni per il cruscotto. La stazione dove ci troviamo è dedicata all'installazione del quadro strumenti della cabina di guida. Dopo che ogni connettore è stato posizionato, si monta il cruscotto, anche qui con una procedura manuale molto particolare. Due operai sollevano il pesante cruscotto e lo montano nella sua posizione. Nella maggior parte delle fabbriche automobilistiche, grandi sottosistemi come il cruscotto vengono assemblati presso fornitori esterni, ma non a Graz. Qui vengono meticolosamente realizzati accanto alla linea di montaggio stessa. Quando 30 anni fa, nel 1979, abbiamo cominciato a costruire la classe G, in quest'area non esistevano altre industrie automobilistiche. Di conseguenza, l'azienda doveva realizzare tutti i componenti in casa, un approccio che viene utilizzato ancora oggi. Un impegno che richiede tempo. La costruzione di una macchina richiede circa 150 ore. Pieghiamo i condotti del sistema frenante, realizziamo la plancia, i sedili e i rivestimenti. Costruire tutte le parti della macchina in casa richiede un'enorme quantità di componenti rispetto a una normale fabbrica. Attualmente nel nostro stabilimento dobbiamo gestire quotidianamente circa 18.000 parti diverse. Le 18.000 parti provengono da ben 800 differenti fornitori. Fondamentalmente il nostro modo di lavorare offre un'opportunità unica per gli operai, che in questo modo evitano le noiose lavorazioni che richiedono la continua ripetizione delle stesse operazioni. Dal punto di vista della produzione, la nostra è una sfida unica. Ogni giorno affrontiamo nuove sfide, sfide positive. La macchina stessa è piuttosto complessa e quindi entusiasmante da realizzare. Ci sono sempre novità interessanti che ci pungolano, ci stimolano. Anche la stazione dove si monta il parabrezza è un po' diversa dalle fabbriche tradizionali. Quello che si vede normalmente è un robot che applica un adesivo sul vetro che viene poi incollato direttamente sulla scocca. Sulla classe G noi impieghiamo una guarnizione di gomma che fa aderire il parabrezza alla scocca, una lavorazione che non si usa spesso. Non solo è diverso il processo di fissaggio, lo sono anche i vetri stessi, che sono assolutamente piatti. Se avete un problema con il parabrezza,
Questo è facile da rimuovere e sostituire. Se siete impegnati in un difficile passaggio in fuoristrada, il parabrezza si potrebbe incrinare. Con il nostro processo di montaggio, la sostituzione sarà molto più facile ed economica rispetto a un parabrezza incollato. All'inizio la classe G era una macchina essenziale, ma lentamente, nel corso degli anni, si è inserita nel settore delle auto di lusso. Il grande cambiamento avviene nell'89, quando Mercedes lancia la seconda generazione. Questa include aggiornamento del telaio, trazione permanente sulle quattro ruote, sistema frenante antibloccaggio e tre differenziali davvero molto speciali. La classe G ha tre differenziali che possono essere separatamente bloccati nella combinazione che volete. Con un differenziale normale, se una ruota incontra una superficie molto scivolosa e l'altra ruota aderisce bene, quella sulla superficie scivolosa gira a vuoto. Bloccando il differenziale, entrambe le ruote girano alla stessa velocità scaricando sul terreno la stessa quantità di energia. Quando bloccate tutti i differenziali, le quattro ruote girano alla stessa velocità, permettendovi di avanzare anche nelle condizioni più difficili. I differenziali bloccabili sono l'elemento chiave per consolidare la reputazione della classe G come macchina adatta per andare ovunque. Caratteristica garantita da una stazione della linea principale di produzione. Qui ci troviamo sulla linea dove viene assemblato il telaio portante. Oggi la maggior parte dei SUV possiede una scocca autoportante, avente sia la funzione di sostenere le parti meccaniche che di proteggere gli occupanti del veicolo. La classe G è diversa e prevede un telaio separato. La classe G è un SUV costruito secondo la vecchia scuola e questo comporta un telaio del tutto separato dalla scocca. È completamente diverso dalle macchine normali. Concettualmente è una struttura molto semplice. Due travi che vanno dal retro del veicolo fino alla parte anteriore sono collegate fra loro con alcune traverse. Se si solleva in verticale e si appoggia a una parete, sembra una scala. Gli operai sollevano e portano il grosso telaio sulla linea. Poi montano gli assali, le sospensioni e la trasmissione. Qui gli assali, che giungono già preassemblati, sono collegati al telaio e poi proseguono il viaggio sulla linea di montaggio. Non è un lavoro semplice perché le varie parti devono essere adattate con grande precisione. In questa postazione si suda parecchio perché tutte le parti sono imbullonate manualmente. Il lavoro è duro e le ore non passano mai, ma i legami che si creano durano una vita. In questa postazione lavoriamo in 18. Io considero gli operai che lavorano con me una grande famiglia. Tutti insieme ci rimbocchiamo le maniche e lavoriamo per raggiungere il risultato. È davvero una seconda famiglia per me. La macchina forma famiglie sulla linea di produzione e spesso rafforza anche quelle a casa. Mio padre lavorava qui nel 1991 ed è stato questo a spingermi a venire a lavorare qui. Sono stato molto fortunato a essere assegnato alla produzione della classe G e il fatto di aver seguito la stessa strada di mio padre mi dà grande gioia. Qui vengono montati il differenziale anteriore e quello posteriore, che fanno parte integrante degli assali, mentre quello centrale viene installato un paio di stazioni più avanti. Finalmente è il momento di installare il grande motore sul telaio. Alla fine di questa linea il telaio è completato. Se rifornissimo di liquidi il motore e montassimo volante e sedile, sarebbe possibile guidarlo su strada. Il telaio completo di propulsore viene sollevato e inviato a una stazione molto speciale, dove solamente quattro uomini e alcuni bulloni bastano per dare vita a una classe G. La classe G della Mercedes-Benz è stata per decenni il precursore dei SUV di lusso. Al giorno d'oggi il marchio offre tre varianti civili.
la G550 con un 4 litri a 8 cilindri, la G63 AMG da 563 cavalli e l'esclusiva G65 AMG con un prezzo che supera i 280.000 euro. Ogni macchina è destinata a un mercato diverso, ma tutte vengono costruite esattamente nello stesso modo. In questa stazione, molto importante nella produzione della classe G, sta per avvenire quello che in gergo viene chiamato il matrimonio. Come potete vedere, il telaio arriva nella stazione dal basso fissato su un carrello giallo, mentre la scocca scende dall'alto. Dal 1979, in questa stazione sono stati celebrati più di 300.000 matrimoni. La fase del matrimonio è molto impegnativa perché diverse persone devono lavorare all'unisono, con estrema precisione, contando l'una sull'altra. Per controllare il processo, un operaio sale su una scala per osservare la discesa della scocca. Controlla che tutti i cavi e i tubi flessibili non vengano schiacciati nel corso del matrimonio. Come in molte fabbriche di automobili, la fase del matrimonio è piuttosto complessa e le tolleranze sono critiche. Il V12 è il motore che ci crea più difficoltà perché deve adattarsi nello stesso spazio dove alloggia il vuoto alimentato a gasolio. Grazie alla classe G, al giorno d'oggi montare un grande motore su un SUV è diventata una prassi piuttosto comune. La Mercedes è stata la prima fabbrica a proporre SUV molto potenti con motori e allestimenti AMG. Ha proposto SUV molto divertenti da guidare, poi altri hanno seguito l'esempio. Il risultato è stato l'inizio dell'era dei SUV ad alte prestazioni. I nostri clienti chiedevano SUV capaci di coppia e velocità maggiori, quindi ci siamo rivolti verso i più potenti motori da noi prodotti, e questi sono quelli marcati AMG. I motori preferiti dai clienti che acquistano i nostri SUV. Verso la metà degli anni 90 sono arrivate le prime versioni AMG, la cui produzione è aumentata dal 2000 fino al termine del decennio. Successivamente abbiamo presentato la versione G63. La G63 non è una macchina per correre in pista. In Mercedes dicono che parti del DNA AMG possono essere applicate alla classe G. Il rumore allo scarico, i cerchi vistosi e la scelta dei colori scuri la fanno sembrare violenta, molto potente. L'idea di equipaggiare la classe G con motori AMG è del 2000, ma sorprendentemente le vendite della macchina rimangono invariate. Per i primi 30 anni la classe G ha spesso oscillato tra le 4.000 unità vendute negli anni peggiori e le 10.000 di quelli migliori. Diverse volte abbiamo discusso sui volumi di produzione ottimali per la classe G. È difficile da credere oggi, ma all'inizio del 2000 le prospettive della classe G erano cupe. I Mercedes hanno pensato molto spesso di far fuori la classe G. Nel 2006 il marchio introduce sul mercato un moderno SUV chiamato GL e in molti si chiedono se il tempo della classe G non sia finito. Tra il 2005 e il 2010 avevamo tutti paura che la direzione decidesse di interrompere la produzione della classe G. Nel 2008 l'economia era in piena crisi in tutto il mondo. A quel punto io ho pensato che per questa macchina non ci fosse più un mercato. A sorpresa, qualche anno dopo, invece di cessare, le vendite della classe G esplodono. Circa 8-9 anni fa l'interesse ha iniziato a crescere e lo scorso anno abbiamo prodotto e venduto più di 20.000 macchine. Quello della classe G è un caso folle, perché ogni volta che i Mercedes hanno pensato di sopprimerla, qualcuno ha avuto il buon senso di dire: beh, se ci limitiamo ad aumentarne solo un po' il prezzo, possiamo produrla per un altro anno. Continuano a venderla, quindi perché non produrla? Stanno dando al mercato quello che vuole. Infrange tutte le regole. Le vendite continuano a salire anche se l'estetica è sempre la stessa. Non c'è logica. Nessuna scuola di business al mondo riuscirà a spiegarvi il motivo per cui questo prodotto ha successo. Semplicemente ce l'ha.
Attualmente le vendite dei SUV nel mondo continuano a superare quelle dei modelli tradizionali. Tuttavia, a prescindere dall'andamento di mercato favorevole ai SUV, la crescita della classe G è limitata. I volumi non sono il nostro obiettivo principale. Costruiamo la macchina a mano e quindi esiste un limite naturale. La produzione artigianale frena il numero di veicoli prodotti, ma il team di sviluppo continua a spingere i limiti della classe G sempre più in alto. Discutiamo continuamente sul modo di migliorare le prestazioni della macchina. E volevamo dimostrare che era possibile. Così Mercedes ha deciso di realizzare la G63 6x6, un grosso fuoristrada fornito di tre assi. Dopo il mega pickup 6x6 viene introdotta un'altra variante, chiamata 4x4 al quadrato. La versione 4x4 al quadrato era sostanzialmente derivata dalla 6x6, che è fantastica, ma nella pratica ha un uso molto limitato. E così ci siamo detti, accorciamola. Decidono quindi di orientarsi verso caratteristiche stravaganti. A un certo punto abbiamo pensato di proporre qualcosa di nuovo. Avevamo molti clienti che ci chiedevano una decappottabile, quindi abbiamo pensato di utilizzare un telaio a passo più lungo per realizzare un tipo di carrozzeria che negli anni 30 era chiamata Landole. Spesso dimentichiamo che i tedeschi hanno un notevole senso dell'umorismo e non solo hanno capito che la classe G è un caso anomalo che gli economisti probabilmente studieranno negli anni a venire, ma puntando a soddisfare anche i desideri più stravaganti dei loro clienti, riescono a mantenere vivo l'interesse per questo fuoristrada. Indipendentemente dal motore installato, ogni scocca viene fissata al telaio nello stesso modo. La scocca viene collegata al telaio con tre bulloni per lato. Bastano quindi solo sei bulloni. Questo matrimonio dura tutta la vita della macchina e nella maggior parte dei casi non ci sono divorzi tra scocca e telaio. Sei bulloni per fissare la scocca è una reputazione estremamente solida. Poi vengono montate le protezioni nei passaruota e i parafanghi. Mentre l'installazione delle varie parti continua, in una stazione vicina si prepara il cofano motore. Il cofano di questa macchina sarà montato nella stazione successiva. Qui ci troviamo praticamente quasi alla fine della seconda linea di assemblaggio, dove la classe G ha già assunto un aspetto quasi definitivo. Al termine della seconda linea c'è una stazione dove si trova il carrello più famoso della fabbrica, quello che contiene la famosa stella a tre punte. Qui la griglia anteriore arriva completa di tutte le sue parti, inclusa la stella a tre punte. Adesso le macchine sono pronte per l'assemblaggio finale. Mancano probabilmente 20 stazioni prima di avviare per la prima volta il motore. Mentre la meccanica della classe G è rimasta fedele alle sue origini, gli interni sono divenuti decisamente di alto livello. In questo reparto vengono prodotti i sedili per tutte le versioni della classe G, dai pezzi più piccoli fino al sedile completo. Abbiamo 1000 combinazioni di sedili, tra le quali un cliente può scegliere praticamente tutto quello che è possibile immaginare. La costruzione di un solo sedile richiede fino a 2 ore di lavoro. Il primo passo è il controllo della pelle. Successivamente, la pelle viene tagliata con una macchina high-tech. Siamo in grado di tagliare vari materiali, dalla pelle ai rivestimenti in plastica, per ottenere tutte le parti di un sedile. Questa macchina consente di ottimizzare il taglio adattandolo alla forma delle pelli, riducendo così la quantità di materiale che altrimenti andrebbe sprecato. Le parti tagliate sono impilate e conservate fino a quando un'operaia è pronta a cucire insieme i vari pezzi. Lavoro in questa fabbrica da così tanto tempo che per me è diventata una famiglia. I sedili sono un primo esempio di come nella fabbrica lo spazio limitato sia usato in modo efficiente. Niente automatismi, solo un semplice carrello per portarli sulla linea.
L'installazione dei sedili è un passo molto importante nel processo perché in fin dei conti sono l'elemento che collega il guidatore e i passeggeri alla macchina. Dopo aver imbullonato i sedili, si passa agli pneumatici ad alte prestazioni. E poi, finalmente, all'avviamento del motore. Quello in cui la macchina viene avviata per la prima volta è un momento davvero speciale. Un'altra classe G è pronta per essere consegnata a un cliente. A Campione, qualche macchina verrà provata su uno dei circuiti per fuoristrada più impegnativi del mondo. Il Monte Schockel. Lo Schockel è la montagna sulla quale la classe G è cresciuta. È una pista di prova per fuoristrada molto dura. Ed è molto ben collegata a Graz, la città dove si trova la fabbrica. Lo Schockel fa parte di una catena montuosa ricca di pascoli, che sale fino a 4.500 metri di quota. La montagna è caratterizzata da un percorso di oltre 3.000 chilometri in grado di impegnare al limite la classe G e spaventare anche l'appassionato del fuoristrada più estremo. Si buttano giù sul sentiero. Se faceste la stessa cosa con altri SUV, la maggior parte di essi cadrebbe a pezzi perché la classe G è progettata per questo tipo di percorsi ed è molto difficile da replicare. Replicare la macchina potrebbe essere difficile, ma copiare il Monte Schockel è certamente impossibile. Un percorso unico che offre l'opportunità di dimostrare il temperamento della macchina. Nessun'altra macchina si guida come una classe G. È un fuoristrada massiccio e pesante, un'esperienza di guida del tutto diversa rispetto agli altri SUV. È un fuoristrada senza compromessi. Nessuno nell'aggiornarlo ha pensato: bene, montiamo le sospensioni a ruote indipendenti, così si guiderà meglio. È vero, negli anni è diventato più confortevole, gli interni più belli, ma la base è rimasta quella di un camion. I sedili sono posti molto in alto, il parabrezza è piatto e non lontano dai sedili anteriori. Anche i finestrini sono piatti e verticali e con i nuovi motori AMG, come il biturbo V8, è davvero un razzo, un'accelerazione impressionante. Lo sterzo segue la vecchia scuola. È molto lento e la posizione di guida è piuttosto scomoda. Io non sono molto alto eppure non riesco a trovare una posizione comoda. È un'esperienza di guida particolare. Una guida molto diversa grazie alla sua storia e alla moderna tecnologia. La Mercedes non riuscirebbe a produrre fuoristrada con 600 cavalli di potenza se non fosse per l'odierna elettronica che li rende sicuri durante la guida. Il continuo controllo del rollio e della stabilità ci permettono di guidare in sicurezza. Gli aggiornamenti tecnologici gli hanno permesso di superare la prova del tempo e di sopravvivere a quasi tutti i suoi concorrenti. Negli anni l'estetica è rimasta quasi inalterata e su strada è diversa dalle altre 4x4, ma nonostante tutto continua a interessare il mercato. È molto alta da terra, possiede assali grandi e robusti, ma anche se indubbiamente non ha una linea moderna, non si può negare che sia tosta. E anche se a molte persone non interessa, gli aspetti negativi sono superati da prestazioni davvero uniche nel fuoristrada. L'aspetto che meglio caratterizza la classe G è che probabilmente non ci sono in giro altre macchine simili. È una macchina che è stata costruita per la battaglia, benché la si veda spesso in città. Una 4x4 che offre prestazioni di alto livello, sorprendenti capacità e rifiniture ultra lussuose. La classe G, l'ultima del suo genere. E forse il top fra le Mercedes-Benz.